vorrei rassicurarvi che cercherò di contenere la mia risposta nel più breve tempo possibile, perché mi aspettano altre giornate di lotta, appunto di memoria e di lotta, ma soprattutto di lotta. Se ho titolo a parlare è perché io sono fratello di un servitore dello Stato, un soldato. Se mio fratello fosse andato in guerra a combattere un nemico e fosse stato ucciso dal nemico, sarebbe quasi normale che questo sia successo. Le guerre non dovrebbero esistere, ma purtroppo ci sono. E se va in guerra per uccidere il nemico. E se il nemico uccide te, rientra nella cosa normale delle cose. Ma ucciderlo non è stato il nemico che era andato a combattere, non è stato il fuoco del nemico che era andato a combattere, ad ucciderlo è stato il fuoco che gli arrivava dalle spalle, il fuoco che gli arrivava da quelli che avrebbero dovuto combattere insieme a lui e che invece hanno dovuto eliminarlo per portare avanti una scellerata trattativa. La trattativa Paolo l'avrebbe denunziata, l'avrebbe perseguita come reato. Per me la trattativa è un reato, per me trattare con l'antistato, che lo Stato tratti con l'antistato è una cosa per me assurda. E noi non sventoliamo le agende rosse, non le sventoliamo, noi le agende rosse le alziamo in alto per chiedere verità e giustizia. Mio fratello è stato fatto a pezzi, gli sono saltate le braccia, le gambe. I ragazzi che erano insieme a lui sono stati fatti non a pezzi, ma di loro, quei poveri resti hanno dovuto essere raccolti uno ad uno ed essere messi in delle scatole, bastavano a raccogliere quei pezzi, delle scatole che poi sono state messe poi in delle bare troppo grandi per contenere quello che restava di quei ragazzi. Sono qui perché sono per chiedere verità, per chiedere giustizia. Questo era Paolo, un uomo che forse era pazzo, ma se era pazzo nient'altro che d'amore. È per amore che lui ha sacrificato la sua vita. È per amore che Paolo nell'ultimo giorno della sua vita scrive: sono ottimista, una persona che sa di dover morire, una persona che sa che a Palermo è arrivato il tritolo per lui. Quello che pretendo è questo, che vengono tolti i segreti di Stato, quei segreti di Stato che ancora ci sono. Quando ci saranno tutte queste, allora forse potrò avere pace. Ma prima no, fino allora continuerò a combattere, continuerò a chiedere verità e giustizia, e quando non potrò più farlo io, ci saranno altri giovani che continueranno a farlo e continueranno a alzare in alto un'agenda rossa. Un'agenda rossa è il simbolo della nostra voglia di verità, della nostra voglia di giustizia. Grazie.